Se sei alla ricerca di una o più parrucche con un bello styling e che potete eventualmente stilizzare con la vostra piastra, questo è il video per te. Hello everyone, welcome or welcome back to my channel. Oggi, come avete potuto notare dal titolo, faccio un video sulle parrucche. Parrucche e capelli naturali. Ebbene sì, oggi vi mostrerò anche i miei capelli naturali. Quindi attenzione, rimanete fino alla fine. Se non siete ancora iscritti al mio canale, you better subscribe! Partiamo dalla prima parrucca, eccola qui, quella che sto indossando. A me piace molto perché, oltre ad avere un effetto bombshell, ad essere molto voluminosa, va ad emulare un po' quello che potrebbe essere un capello ricciofaro stirato con la piastra. Questa parrucca si può stilizzare, tra l'altro, quando la comprate, si presenta in questa confezione. Io ne ho un'altra perché adoro questa wig, nella colorazione 2. E questa qui è una gara tipo super virale su TikTok. Altra cosa bella di questa parrucca è che, come potete notare, ha qui la lace che è molto ampia, quindi potete veramente stilizzarla, fare riga da una parte, destra, sinistra e mezzo. You can do a lot of stuff with this. Esiste in diverse colorazioni, quindi io vi consiglio di dare un occhio. Questa è come l'ho stilizzata io, ha una lace che è molto lunga. Se non erro dovrebbe essere un 13x6 inches. Non lo so, io penso che questa parrucca tipo dia un tono. È molto elegante. Voi che cosa ne pensate? Vabbè, passiamo all'altra. Fabienne. Questa è una lace frontal. Qui ci sono dei baby hair che potete regolare, tagliare, stilizzare. Questa è nella colorazione Chocolate Swirl, 18 inches. Qui abbiamo una banda elastica, pettine. Io ho sempre desiderato avere qualcuno che mi potesse consigliare dove acquistare delle parrucche ad un prezzo ragionevole, perché non è che tutti hanno 5, 600, 1200, 2000. Ok, Maria France. Allora, questa wig qua, come potete vedere, è giusta per la mia cap size. Io sono un 22,5, che tradotto in centimetri, se non erro, dovrebbe essere un 57 centimetri di giro testa, come si dice, circonferenza del capo. E mi piace tantissimo questo colore perché, come potete notare, qua ha tipo dei colpi di sole. Quindi non è un marrone, sai, you know when the wig is wiggy? This is good. E se non erro, si può utilizzare anche la piastra fino a 200 gradi. Ho visto tipo anche delle ragazze che utilizzavano la wig in questo modo, tipo facevano tipo il ciuffo così. Questa costa, boh, 60 dollari, una roba del genere. Vabbè, poi vi metto i prezzi, vi metto anche tutti i link. E la cosa figa di queste wig qua è che potete recuperarle senza dogana. Quindi non avete problemi di nessun tipo, cioè, perché sono sintetiche. Come taglio la wig e come eviti di tagliarla troppo? Io direi di lasciare mezzo centimetro, perché una volta che avete tagliato, è tagliato, belle mie, non è che ritorna la lace. Così, andiamo sulla retina e applichiamo il fondotinta. Quindi prendiamo un pennello, setole fitte, perché sennò ho fatto un macello. Andate qui sulla hairline. Chiaramente il colore deve essere quello del vostro incarnato, perché sennò si vede. Poi allora, raga, la lace si vede sempre, perché si vede. Cioè, è inutile di no, where's the hairline, cannot see you, we can't see it! We can see it. Poi se nascondiamo bene questa, così non si vede già più. Quindi i baby hair ci possono aiutare. Challenging, you know, però capite ragazzi, si vede tutto qua. E qua si vede proprio la hairline, perché questo è un 13,6, raga, un 13,6, quindi potete andare, cioè, pure fino a qua, ok? Cioè, sembra proprio your skull, non sembra finta. Un consiglio, le wig mosse, quelle ricce, è meglio prenderle sintetiche perché il riccio dura di più. E questa qui ondulata, vedremo. La durata purtroppo io non so darvi feedback, non ci andate a dormire, non ci andate in piscina, non ci fate cose strane. Andiamo con un po' di correttore. E poi andiamo sulla nostra amatissima cute. E poi succede che ci prendi la mano. We like this. Questa secondo me di parrucca è veramente super bella, elegante.
Questa la possiamo anche sfoggiare per il lavoro. Proprio bella, beh. Ma poi mi piace anche il colore. Poi, there you go. Allora, in questa parrucca abbiamo solamente la possibilità di avere la riga in mezzo, quindi questo è da tener conto. Abbiamo l'elastic band già incluso, ho già tagliato la lace, mi piace tantissimo perché nelle roots abbiamo lo scuro e poi piano piano scendendo va sul castano dietro e qui davanti abbiamo il biondo, quindi ha un effetto molto naturale. La parrucca si può stilizzare così nel caso volessi fare la piastra e basta. Nel caso in cui io volessi fare delle onde è facilissimo. Ok, quindi vado così ragazzi, like it's so freaking simple. Raga, io adoro questa piastra. I mean, un altro esempio, questa magari se la voglio fuori così, lo posso fare tranquillamente. Can you see that? I mean, look at this wig. È stupenda. Quindi, come abbiamo visto, questa si può utilizzare sia sulle parrucche, ma anche sui miei capelli naturali. Ecco il risultato della nuova Steampot 4 sui miei afro. A destra vedete gli afro allo stato puro, a sinistra invece li ho stirati con Steampot 4. Questa è l'unica piastra che utilizzo sui miei ricci afro, perché non danneggia i capelli, ma soprattutto ritornano normali, perché questa è la mia più grande paura, che non tornino più ricci. Molto semplice da utilizzare, si applica prima un termoprotettore sui capelli, inserite l'acqua distillata all'interno dello styler, poi accendete il dispositivo e iniziate con lo styling. Io ce l'ho in anteprima d'agosto, l'ho utilizzato in questi mesi e ho realizzato 4 hairstyle per il brand che potete trovare attraverso il QR code sopra il dispositivo. Vi lascio una delle 4 acconciature che ho realizzato per il brand, tra l'altro secondo me è super adatta per le festività. Sono super emozionata per questo progetto e poi torniamo con le parrucche, comunque spero che vi piaccia. Per prima cosa porto i capelli indietro in questo modo, così poi l'altezza la decidete voi, cioè se la volete qua più sopra, per esempio magari la potrei fare alta così. This is good. A questo punto prendo una ciocca di capelli e la giro attorno al nodo che abbiamo creato qua, sistemo bene la forcina in questo modo indietro, notare che la coda rimanga alta. Come potete vedere qua ho lasciato questa parte perché questa poi la andremo a stilizzare così in questo modo e naturalmente alla fine ci occuperemo anche dei nostri baby hair. Pettino questa ciocca, la rendo il più omogenea possibile e poi la porto indietro, facciamo attenzione qua dietro l'orecchio e a questo punto prendo una molletta o due e fissiamo così, proprio dietro la nuca. Dopo aver fissato la nostra ciocca con le mollette, andiamo con la lacca. Così. Ok, adesso prendo una ciocca e iniziamo a dare uno styling alla nostra ponytail. Ve lo faccio rivedere. Ok. Per rendere la coda un pochino più alta, prendo una molletta e la applico proprio dietro la coda. Voilà. Che ne dite? Secondo me questo look è bellissimo. Ah, ci siamo dimenticati dei baby hair. Adesso li facciamo subito. Questo secondo me è un ottimo regalo di Natale da fare, eh? A proposito di regali di Natale, vi lascio il video qua sopra dove vi consiglio 50 idee regalo di Natale originali per tutti i prezzi. Andate a guardare il video perché secondo me è super utile. E siamo ancora in tempo! Siamo ancora in tempo! Se siete arrivati a guardare il video fino a qui, scrivete hashtag trucco e parrucco. Questa qui si chiama Marisa, 24 inches. Io l'ho presa nella colorazione 2, quindi naturale. E questa è una 360, quindi raga, questa qui ha la lace anche dietro, quindi volendo la potete tirare anche su. Ed è un 13, quindi questa lunghezza, 6. 6 sono gli inches, quindi all'incirca fino a qua. Voi avete la retina. Questo significa che la parrucca la potete stilizzare come vi pare. Questo è un 100% human hair blend. Che cosa significa? Che questo è un misto tra capelli veri e capelli sintetici. Quindi questa parrucca vi durerà molto, 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 molto. Innanzitutto ha la banda elastica, poi ci sono i pettinini, ne avete uno qua, e come al solito, oltre a... anche ai lati, quindi questi vanno attaccati qua
se volete. Altra cosa importantissima è che la frontal è un pre-plucked hairline. Significa che la hairline è molto più naturale. Sto leggendo che si può utilizzare la piastra fino a 200 gradi. Allora, un trucco delle wig sintetiche. Andate sempre a pettinare la parte in fondo, così. Boh, a me non mi sembra così pre-plucked sta wig, Proprio detto tra noi, detto proprio sinceramente. Comunque, raga, è top. Che cosa vi devo dire? È top. Cioè, capite? Andiamo così a camuffare la storia del... Andiamo con una... Per coprire questa storia, o la tagliamo ancora di più, però io ve lo sconsiglio perché poi dopo diventa troppo. Potete andare tranquillamente con un fondotinta del vostro incarnato, chiaramente. Dovete applicarlo o così sopra, o ancora meglio sotto. Così, in questo modo. Capite? La vedete la differenza? Can you see that? Can you see that? La comprendete? Tu comprendi? Raga, questa qui è top. Questa veramente, fate così. Potete fare così, tipo, per darle uno stile diverso, no? Poi andiamo sulla hairline in modo tale che sembri un po' più naturale. Una cosa importante per evitare che si formino delle chiazze più larghe, meno larghe, prendo proprio i capelli, li stendo così in modo tale che non ci siano fly outs, quindi ciuffi fuori. Vado con, in questo caso sto utilizzando la powder dark close up di Nabla, ma potete scegliere qualsiasi cipria con una buona pigmentazione. And yes, you do it, you do that. Questa secondo me per la scuola è top. Io avrei dato non so cosa per avere una wig così, che abbia un colore naturale, che non sia troppo wiggish, ma allo stesso tempo portabile per la scuola. Qua sotto c'è questa roba qua che voi potete tagliare come ho fatto io qui davanti, in modo tale da riuscire a tirarla su e fare una coda, una cipolla. Raga, this wig is... Questa mi sembra tipo quelle parrucche tipo da... da st... della serie... Che cosa vuoi da me? No, non mi interessa. E levati dai piedi. Ti ho detto di levarti dai piedi. Sapete che io non metto tantissimo le parrucche corte, ma simply because secondo me non mi stanno bene, però alcuni dicono che in realtà abbiamo anche un po' di baby hair, come notate. Comunque adesso andiamo a togliere la lace, che come potete notare è bella marrone. We like this. Io adoro quando ci sono queste lace marroni così, perché ovviamente sulla nostra pelle stanno benissimo. Un trucco che vi do: quando dovete tagliare la lace, tagliate al centro e fate una prova in modo tale che così riuscite a regolarvi. Credo di averla tagliata bene perché sembra proprio che esca dalla mia cute il capello. E poi, una volta che siete decisi, tagliate anche l'altra. Che ne pensate di questa wig? Secondo me è bellissima perché ha una bella piega. Anche questa va ad emulare un po' quello che potrebbe essere un capello yaki. At the same time non è troppo lucida, quindi potrebbe passare per your freaking hair. E la cap size, secondo me, anche qui siamo sul medium. Se avete la testa piccola, questa la potete far funzionare. Se avete una testa grande, no. Se avete una testa più grande di 22.5 inches, I don't think this will fit, I don't think this will look good on you. Quindi sì, tenetene conto, raga. Anche questa, volendo, si può stilizzare con la piastra. Però raga, secondo me non ha veramente senso, perché questa qui non c'è tanto bisogno di pettinarla. Madonna, è troppo bella sta carrucca, mi piace tantissimo. Fatta bene, molto, molto, molto bene. E in più, tipo un abbozzo di baby hair qua, non so se lo vedete. Che ne si rea? Io poi l'ho tirato via, però sì, qui ci sono i baby hair. Quindi dà proprio l'impressione che il capello sia effettivamente il tuo, che parta dalla cute of your head. Sto pettinando anche dietro per dare un po' più di volume. Raga, secondo me è bellissima.
Io non mi vedo tanto col capello corto, però ho voluto provare, because this is, you know, something different. E ogni tanto ci sta, magari, no, ad avere qualcosa di più corto. Sapete che io c'ho un po' l'insicurezza del faccione grosso, però yeah. Ma più che altro anche non mi piace l'idea che si vedano le spalle. Io ho delle spalle molto molto larghe. Yes. Vabbè, comunque, al di là delle spalle, secondo me questa è una bella wig. Ah, altra cosa importante, tutte le parrucche che state vedendo oggi sono disponibili su Amazon, avete capito bene? Ed essendo sintetiche, non c'è la dogana da pagare. Combattimi! Il saluto di oggi va a its_Claudia_. Ciao Claudia, ti mando un bacio enorme, noi intanto ci parliamo sul direct di Instagram, è sempre un piacere conversare con te e se anche tu vuoi essere salutato nel prossimo video, l'unica cosa che devi fare è seguirmi sulla pagina Instagram, vi lascio il link qua sotto, attivare tutte le notifiche e farti sentire, fammi sapere che ci sei. Magari per seguire meglio quello che faccio e non perdervi nessuna storia potete mettermi nei preferiti. Domanda del giorno, qual è la vostra parrucca preferita? I remember when it felt amazing. At least she didn't lie when she told me she had something crazy. Fatemelo sapere nei commenti qui sotto. Sono super curiosa di scoprire quale sarà la vostra risposta. Siamo giunti alla fine di questo video, questo è il momento giusto per iscriversi. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto mettete un like così l'algoritmo inizia ad apprezzarmi e a spingermi un pochino di più sulla piattaforma YouTube. Noi ragazzi ci vediamo lunedì alle 14 per il prossimo video. Ciao!